Ben ritrovati qui su Le Fonti TV, un saluto a tutti gli amici della rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, questo appuntamento periodico con la rassegna della rivista Legal, il mensile dedicato al mercato legale che potete trovare ogni mese in edicola nel tradizionale formato cartaceo oppure online nel formato digitale. Questa puntata in particolar modo sarà dedicata alla rivista Legal del doppio numero di luglio e agosto. E quindi andiamo subito, come di consueto, ad guardare, dare uno sguardo alla copertina per poi andare ad insieme sfogliare la rivista ed soffermarci e approfondire quelli che sono gli articoli più interessanti, più salienti contenuti nel numero proprio di luglio-agosto. Lo faremo però insieme con Gabriele Ventura, che ringrazio per essere qui con noi e do un Ciao saluto. Simona e un saluto ai nostri telespettatori. Grazie Gabriele. Dunque, procediamo subito insieme a dare uno sguardo alla copertina del numero di Legal luglio-agosto. In questo numero Legal troviamo in copertina l'ex ministro Paola Severino, la quale appunto ci racconta di quelle che sono le sfide dei penalisti. Leggiamo insieme il titolo: Le nuove sfide dei penalisti. Paola Severino racconta l'evoluzione ed il futuro della professione. Vince l'avvocato multidisciplinare. Ne parleremo a breve, ovviamente all'interno della rivista, andando poi a vedere cosa ci dice Paola Severino proprio in funzione del ruolo del penalista e quali sono queste sfide che dovrà affrontare. Iniziamo sfogliando la rivista, come di consueto abbiamo sommario, iniziamo dal sommario, come di consueto abbiamo le diverse sezioni di cui si compone la rivista Legal, partiamo da protagonisti per poi procedere con attualità, giustizia e professioni, fisco, finanza, imprese e lavoro e la rivista si chiude con innovazione e marketing e professione avvocato. Procedendo oltre, iniziamo con la prima sezione. Nella prima sezione della rivista Legal, sezione protagonisti, troviamo appunto l'intervista che è stata realizzata dalla rassegna, che è stata realizzata proprio dalla nostra redazione di Legal all'ex ministro della giustizia Paola Severino. Leggiamo insieme appunto il titolo: Le nuove sfide del penalista moderno. Alle Fonti Legal, l'ex ministro della giustizia Paola Severino racconta l'evoluzione del settore penale e della professione di avvocato, sempre più improntata alla multidisciplinarietà. Ecco, soffermiamoci un attimo proprio su questa intervista, che poi è l'intervista di richiamo della copertina di Legal di luglio-agosto, e chiedo appunto a Gabriele Ventura cosa emerge, cosa è emerso da questa intervista, cosa ci dice Paola Severino, quali sono queste sfide che il penalista deve per cogliere. Ecco, l'idea di intervistare l'ex ministro della giustizia Severino è nata anche nel corso della serata del 4 aprile scorso, che è Le Fonti Awards, che abbiamo dedicato appunto agli avvocati penalisti, dove l'avvocato Severino è stato nostro ospite e ha fatto uno speech che insomma, ha entusiasmato tutti i presenti in sala. E si è concentrata soprattutto appunto sulla figura del penalista moderno, per cui abbiamo ripreso questo tema in questa intervista, dove l'avvocato Severino ci ha raccontato quali saranno le prossime sfide che aspettano gli avvocati penalisti. Proprio la professione di avvocato penalista è cambiata nel corso degli anni e oggi è sempre più diciamo, rivolta alla multidisciplinarietà, perché soprattutto per l'avvento delle nuove tecnologie. Oggi il penalista deve fare i conti con nuove forme di criminalità che sono sempre più legate appunto alla tecnologia. Basti pensare al cybercrime o ai nuovi crimini connessi alla tutela dell'ambiente oppure ancora al commercio elettronico. Per cui insomma, il penalista non può più solo soffermarsi sulle competenze di base, ma deve ampliare le sue conoscenze ed essere, in una parola sola, che è quella che poi utilizza l'avvocato, multidisciplinare. Poi lasciamo ai lettori il resto dell'intervista perché ha affrontato altri temi altrettanto importanti.
Grazie Gabriele, io ovviamente ti interpellerò a breve anche per altri articoli di approfondimento che riteniamo insomma siano abbastanza importanti, quindi meritano giusto un paio di minuti in più rispetto ad altri. Procederei oltre, ecco, sfogliando la rivista abbiamo la sezione successiva, ovvero quella attualità, nella quale troviamo la consueta classifica che come ogni mese viene realizzata dal Centro Studi di Le Fonti in collaborazione con la redazione Legal. In questo caso in particolar modo la classifica di questo numero riguarda il mercato degli studi legali che operano nel tax. Andiamo a leggere dunque insieme il titolo: il fisco si regge sulle operazioni straordinarie, ristrutturazioni di banche e fondi, ma anche transfer pricing, web tax, nuovo regime degli impatriati. Sono i principali fronti su cui si stanno muovendo gli studi legali specializzati nel tax. Velocemente guardiamo un attimo, ecco, facciamo un piccolo approfondimento proprio relativamente a quello che è emerso da questa indagine, da questo dossier di approfondimento realizzato, come già detto, dalla redazione Legal. Outlook positivo per il tax. E quanto emerge dalla consueta ricognizione effettuata dalle fonti Legal, che ha fotografato lo stato dell'arte del settore tax e delle operazioni più importanti che si sono chiuse negli ultimi 12 mesi. In particolar modo gli avvocati fiscalisti sono impegnati nelle operazioni straordinarie, nelle ristrutturazioni di banche e fondi, ma anche nel transfer pricing. Di interesse poi anche il fronte aperto del digital tax e della nuova ovviamente e della novità contenute nel decreto crescita. Questo è ovviamente un cappello introduttivo, poi naturalmente tutto il contenuto del dossier lo potete trovare nel numero di Legal di luglio-agosto. In particolar modo, visto che questo dossier è collegato anche alla nostra consueta classifica mensile, andiamo dunque subito a dare uno sguardo per capire quali sono appunto gli studi legali che hanno guadagnato terreno negli ultimi 12 mesi proprio nel mercato tax e quali invece hanno perso terreno. Iniziamo appunto a dare uno sguardo con quelli che sono gli studi che hanno operato meglio nel settore tax. Come si può vedere dai grafici, abbiamo in cima alla classifica Chiomenti, segue poi Gianni Origoni, poi abbiamo LED Taxand e infine in quarta posizione Legans. Mentre per quanto riguarda invece gli studi legali sempre nel mercato tax che invece hanno perso terreno, comunque hanno dichiarato operazioni meno significative rispetto naturalmente agli altri importanti studi appena citati, abbiamo PwC in cima alla classifica degli studi che abbiamo posto come appunto studi che sono in perdita, che perdono appunto terreno, poi a seguire in seconda posizione Pirola Pennuto Zei e infine Biscozzi Nobili e Ditanno. Anche qui abbiamo inserito in quarta posizione Ditanno in quanto non ha comunicato operazioni particolarmente significative e rilevanti negli ultimi 12 mesi. Ebbene, ricordare prima naturalmente di proseguire oltre che le nostre classifiche sono una rielaborazione effettuata da parte del Centro Studi delle Fonti e della redazione Legal, effettuata sulla base delle operazioni che sono rese note dagli studi legali nel periodo considerato, ovvero negli ultimi 12 mesi. I criteri utilizzati dalla nostra redazione, come di consueto, sono il numero delle operazioni che sono state concluse, il controvalore, la tipologia, il cliente, il team, ovvero il numero dei professionisti coinvolti per singola operazione e le tecniche legali utilizzate. Procediamo oltre, andiamo a vedere cosa troviamo nella sezione successiva. Nella sezione giustizia e professioni abbiamo un altro interessante articolo, leggiamo subito il titolo: commercialisti, strade in salita per arrivare alle specializzazioni. Dunque si parla di specializzazioni in questo settore. Andiamo a vedere qual è lo stato dell'arte e quindi anche qui chiedo un approfondimento, facciamo un approfondimento proprio con Gabriele. Ecco, abbiamo intervistato il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che è Massimo Miani, per fare il punto proprio sulle specializzazioni e abbiamo ampliato, no, anche la nostra platea ai commercialisti, perché il tema delle specializzazioni riguarda un po' tutte le professioni. Tutti ne parlano, nel senso che oggi i professionisti, se da un lato è vero che oggi i professionisti devono essere sempre di più specializzati per essere al fianco delle aziende, dall'altro lato ci sono delle problematiche, degli ostacoli che riguardano proprio gli ordinamenti interni alle professioni. Nel caso
proprio dei commercialisti, ormai da diversi anni stanno cercando di modificare la loro legge professionale con un emendamento che permetta loro di inserire e di dare un contorno giuridico appunto alle specializzazioni. Ci hanno provato con l'ex ministro della giustizia Andrea Orlando ormai due governi fa, ci hanno provato con il governo scorso con un emendamento al decreto crescita che però non è stato dichiarato ammissibile e probabilmente ci riproveranno con questo nuovo governo. Allo stesso modo gli avvocati con il Consiglio Nazionale Forense hanno avviato la strada verso le specializzazioni ormai diversi anni fa, ma a causa di liti interne non sono mai poi arrivati al dunque, per cui abbiamo fotografato questo stato dell'arte, cioè le specializzazioni sono molto richieste ma manca ancora un contorno giuridico. Grazie Gabriele. Proseguiamo velocemente oltre, nella sezione successiva invece fisco si parla, giusto per fare un cenno, anche di quelle che sono le principali novità relativamente al modello di contabilizzazione unico e tutte le tipologie di leasing, in quanto è stata superata la distinzione tra leasing finanziario e leasing operativo. A seguire nella sezione finanze invece si parla di NPL, arriva l'ordine dell'Unione Europea, smaltimento a tappe forzate. E imprese e lavoro invece si parla del Festival del Lavoro in Lombardia, l'occupazione è tranata dalle donne. Ovviamente si tratta di un articolo che riguarda quello che è appunto la situazione lavorativa attuale, quindi si fa un po' il punto della situazione in cui emerge che le quote rosa dal punto di vista dell'impiego sono cresciute del 5,9% contro lo 0,9% invece degli uomini, però anche se resta ancora ampia la distanza con i paesi dell'Unione Europea. E per concludere ovviamente la rivista Legal abbiamo le ultime due sezioni, innovazione e marketing, in cui si parla del CEO Summit, in particolar modo si parla appunto di proprietà intellettuale, la quale è fondamentale in ogni settore industriale in quanto è proprio l'elemento che permette appunto di competere sui mercati, e se ne è parlato proprio nel CEO Summit svoltosi a Palazzo Mezzanotte il 6 giugno scorso. Infine la rivista, come di consueto, si chiude con l'ultima sezione, professione avvocato. In questa sezione si parla di una importante e interessante indagine che è stata realizzata da parte della redazione Legal e che riguarda appunto come si sta muovendo il mercato legale, degli studi legali dal punto di vista degli assetti organizzativi. In particolar modo si parla appunto addirittura di 13 cambi di poltrona su 32 e l'M&A è quello che è il comparto in assoluto più gettonato. Però ovviamente anche in questo caso vediamo se Gabriele appunto mi conferma queste notizie, queste informazioni che trapelano, insomma, leggendo un attimo il titolo, e cosa ci puoi dire? Sì, abbiamo deciso di fare un'indagine, no, su quello che è il nuovo assetto del mercato legale dopo i primi sei mesi del 2019, e l'abbiamo fatto in particolare perché abbiamo visto, insomma, abbiamo assistito a diversi cambi di poltrona, direi di peso, e su tutti c'è stato lo smembramento dello studio Lombardi Segni Associati, che è uno studio di primario livello, che si è smembrato e buona parte dei professionisti sono andati a rafforzare Bonelli Erede, che già era uno studio tra i primi tre più importanti, e così ha rafforzato il suo dipartimento di contenzioso con l'arrivo appunto dell'avvocato Lombardi. Altri professionisti sono andati in Gattai, che ha fondato il suo dipartimento Energy, e altri ancora in Gianni Origoni, per cui sono cambiati gli equilibri. Giusto per dare qualche numero, è stato l'M&A il settore in cui gli studi legali hanno investito maggiormente, con oltre il 40% dei movimenti di partner in questo settore nei primi sei mesi di quest'anno, seguito poi dal banking and finance con il 22% e dal contenzioso con il 16%, e poi come sempre lascio ai lettori il resto dell'articolo. Grazie Gabriele, veramente molto interessante. Ecco, invito tutti i nostri lettori di appunto approfondire questo, di dare uno sguardo, una lettura a questo dossier che è stato realizzato da parte della redazione Legal. Poi naturalmente, come potete vedere dallo schermo in sovraimpressione, ci sono tutta una serie di grafici, no? Che sono stati realizzati proprio dalla nostra redazione Legal, che danno proprio l'idea di quelli che sono stati i cambi di poltrona negli ultimi periodi. Insomma, un articolo veramente molto molto interessante. Io ovviamente concludo questa puntata ringraziando Gabriele per la sua presenza e per l'approfondimento, insomma, che abbiamo fatto insieme. Grazie a te Simona e grazie ai nostri telespettatori.
Ovviamente io e Gabriele vi invitiamo a seguirci anche per la prossima puntata con la rassegna stampa Legal relativamente al numero di settembre.